Ciao a tutti! Per fare questo video ho croccato una cosa, c'è una scatola con sopra il treppiede della webcam, della macchina fotografica, e la macchina fotografica tipo che se respiro cade tutto. Tag che gira su Facebook da 156 anni, ma siccome adesso mi sento molto in vena di fare video, faccio solamente oggi. Anche se poi farò degli update, perché già scegliere i 6 prodotti che mi sono piaciuti di più è stato difficile. Però voglio stringere perché vorrei non tagliare il video. Primo prodotto, un must che tante di voi useranno ed è questo, lo Splendor al cocco. Come tutti penso sappiamo, questo è un balsamo ottimo perché primo costa pochissimo, si trova da questa poi una volta lo mettono in offerta anche a 80 centesimi, 90, però diciamo che non supera mai 1,30 euro, dove vogliono fare i furbi 1,40 euro, però ci sono i miei gatti che si stanno ammazzando di botte dietro. Diciamo che non supera mai 1,50 euro ed è ottimo. Lascia i capelli morbidissimi, profumati, profuma di cocco. È vero che io dopo 100 anni che lo uso comincia un po' a darmi noia dell'odore, però meno male. Dopo un pochino che non lo uso ritorno ad apprezzarlo. E questo qua lo compro da anni. E ho cominciato a comprarlo ancora più assiduamente quando ho scoperto che ha un inci ottimo perché non contiene siliconi, mi pare che siano siliconi. Io mi sto un po' avvicinando al mondo degli inci, però devo ancora approfondire. Comunque è un prodotto ottimo che non danneggia i capelli, non li imprigiona dentro quella patina che creano molti altri balsami, quindi ha un rapporto qualità-prezzo ottima, non danneggia i capelli, si può usare per fare il co-wash che trovate in uno dei miei video, che è lo shampoo con lo zucchero e il balsamo, conditioner washing. Quindi questo è uno dei miei prodotti irrinunciabili. Secondo prodotto è questo solvente per lo smalto di Essence. Esiste in altre due profumazioni e colorazioni, c'è cioè quella rosa che non contiene acetone, mi pare, e quella viola. E questo qua contiene acetone, però è molto buono, odora di cocco e vaniglia. Sentite? A parte che me lo sono versato addosso, poi mi rendo conto che non faccio ridere a nessuno. Comunque si ha odora di cocco e vaniglia con retroodore di acetone ed è idratante. Non vedo come un solvente che tira via lo smalto possa idratare le unghie, però si spaccia per idratante, ma comunque sia, mi piace molto perché odio profondamente quei solventi che tu metti il cotone, passi e non tolgono un piffero. Io quando, infatti, quando metto uno smalto glitterato, che si fa fatica a togliere, ho l'abitudine di prendere una piccola ciotolina e di immergere prima l'unghia qualche secondo perché odio poi stare lì a strofinare con il cotone che ti si appiccica tutto e non viene via. Questo è ottimo, costa di base 1,99 euro da Essence, però spesso lo mettono in offerta 99 centesimi. Io ce li ho tutti e tre, adesso il rosa mi sta finendo, questo è il secondo che compro da quando conosco Essence e diciamo che devo andare a fare scorta perché li sto finendo, anche se questo è ancora pieno. Terzo prodotto che adoro. Ne vedete due qua, però è perché sono due profumazioni diverse, d'italiano. È questo tonico per il viso di Bottega Verde. Io amo molto i tonici, anche se il tonico è considerato da molte persone un prodotto abbastanza inutile. Effettivamente sono d'accordo, però io lo adoro. D'estate mi piace tenere il tonico in frigo e dopo la pulizia del viso mi piace utilizzare il tonico. Questi due sono alle mandorle dolci. Chiaro che se non vi piace l'odore delle mandorle, questo non fa per voi. Quindi l'estratto di mandorle dolci. E questo qui è al miele. Stessa cosa, l'odore del miele e l'odore delle mandorle sono odori un po' particolari, spesso stucchevoli, troppo dolci. Quindi se non vi piacciono questi odori, questi prodotti non fanno per voi. Questo qua poi lo adoro. Io ho avuto l'anno scorso un periodo che adoravo cocco, miele, mandorle e cacao come profumazioni. Poi mi sono riempita la casa di cose di queste profumazioni e mi stava venendo molto a stomaco. Però questi qua ho comprato il doppione. Questi due, come vedete, sono nuovi. Adesso ho regalato l'altro che avevo alla mia amica. E comincerò questo nuovo perché uno l'ho regalato e ho comunque un altro di questi. Questi ultimi 3 secondi penso che li taglierò perché sono un delirio. Invece, il quinto prodotto
che vi presento è formato da quattro pezzi che poi possono cambiare di marca, però è il mio micro kit di emergenza per il trucco ed è questo qua. Allora, è formato da matita nera, che è l'elemento di trucco che io, a cui io non posso rinunciare, perché io se dovessi scegliere, mi è capitato di sentire una domanda sui video, a quale prodotto di make-up non riusciresti mai a rinunciare? La matita nera. Io, se non ho tempo di truccarmi, se non mi posso truccare, matita nera sotto, messa anche senza specchio sull'autobus, e mi sento a posto. Vedete le illusioni che si possono avere nella vita? Mi sento a posto con queste occhiaie che arrivano fino a qua. Cioè, voi vedrete le mie occhiaie sempre peggio, perché poi dimagrendo, stanno diventando sempre più modello morto sul tavolo dell'autoptico, però comunque sia. La matita questa qui è quella della Pupa, che sta per finire, la lunga così. E ne consumo tantissime, c'ho lo sfumino, bellissima. E poi il mio mascara, questo, ops, è caduto, ma non vado a prenderlo perché non vorrei dare scene di sconcertanti, visto che c'ho il vestitino e vorrei evitare di mostrarvi delle porcherie. O meglio, i lardelli sotto le braccia, per la precisione. Quindi lo smalto, quello lì è il Colossal di Maybelline, mi piace moltissimo, anche se quello si sta seccando. Mi piace tantissimo il mascara come diciamo, non mi viene la parola, come prodotto di make-up, però non ho un mascara preferito, anche se quello mi piace moltissimo, e adesso sto usando quello. Mi piace anche il ciglia finte, adesso vorrei provare il ciglia finte, quello con le fibre. Quindi mascara e matita già cominciano a diventare un trucco più accurato. Poi il gloss, io adoro i gloss, utilizzo tantissimo questo, che è il Glam Shine dell'Oreal. Della L'Oreal adoro sia questi che quelli piccolini, credo che si chiamino Glam Shine anche quelli che hanno tutti l'applicatore così a cuore. Sicuramente questo color violetto con il verde che mi sono schiaffata sugli occhi col dito apposta per fare il video nel tentativo di farla figa, saranno spettacolare l'accostamento, modello battona in pieno orario di lavoro, ma comunque sorvoliamo. E per finire, se voglio un trucco, cioè diciamo il mio kit base per poter fare un trucco è il mio kit, la mia piccola pochettina che contiene il blush. In questo caso sto usando questo di Astra, il numero non si saprà mai perché si è scolorito. Comunque è buonissimo, cioè è ottimo. Non si vedrà niente. Poi tenete conto che io non vedo niente di quello che sto registrando, perché non è il computer, quindi non so cosa sto registrando. Questo è un ottimo color. Un ottimo colore. Non si vede niente. È inutile che vi swatcho. Sono sicura che non vedrete niente. Comunque, questo è un aranciato pescato. E poi il mio kabukino da viaggio. Ne ho comprati due, guardate che carino che è. Ed è, per quanto sia un kabuki piccino e anche economico, me l'hanno venduto con questa pochette. È ottimo, non perde neanche un pelo. Lo lavo e lo rilavo, è morbido. Vedete che è molto. Vedete, cioè, non vedete, la morbidezza non si vede. Poi ho dentro il mio temperamatite, tre pennellini, di cui uno di questi qua. Cioè, questi qua sono pennellini insulsi, non servono a niente, però in caso di emergenza possono andare bene anche loro. Quelli che mettono cioè questi qua, poi io li amo, questi dei fardi. Io vorrei, cioè vorrei veramente capire la dinamica e il senso di questi pennellini. Mi spiegate a cosa servono? Cioè, boh, vabbè. Niente, questo qua è il mio piccolo kit da trucco basic. Diciamo che al fondotinta, io ultimamente non sto usando fondotinta perché faccio le lampade. Non tantissime, però un po' di lampade le faccio ogni anno per preparare la pelle al sole. Anche perché quest'anno spero di fare qualche spero di fare qualche andata, di andare qualche volta di più al mare. E quindi niente. Poi, altro prodotto che adoro e che non troverò sicuramente mai più è questo prodotto qua di Sally Hansen, ed è un rimuovi cuticole. Questo io ce l'ho da 2 anni, ne basta pochissimo, è ottimo, costa circa, l'ho pagato circa 13 euro. Si spalma sulle cuticole, si lascia agire non più di 8 minuti,
Dopo 8 minuti, dopo averlo massaggiato ovviamente, si massaggia, si lascia agire 8 minuti, dopo aver lavato le mani con acqua calda, si spingono indietro, cioè le mani si lavano dopo, cioè, ah, aspettate, allora, si lavano le mani con acqua calda, si asciugano, si mette il prodotto, si lascia agire per un massimo di 8 minuti, si spingono le pellicine, le cuticole con un bastoncino di legno d'arancio. E poi si procede alla manicure. È un prodotto ottimo, io ve lo consiglio e vi chiedo anche, sapete dove posso trovarlo a Roma o anche in qualsiasi altro posto, così lo cerco, anche online, perché questo prodotto, i prodotti Sally Hansen, non riesco a trovarli. Comunque questo è ottimo, è il miglior levacuticole che abbia mai provato, mi piace moltissimo rispetto al letto ungueale e quindi ve lo consiglio. Per finire, un sapone, che è un sapone di Lush, io adoro la Lush come tantissimi altri di voi, ed è quello che rimane, a parte che schifo, Signore dei Granelli, l'odore mi ricorda le gommine del Mulino Bianco, di cui io sono anche collezionatrice, collezionista, collezionatrice, ricoveratemi, collezionista. Vi ricordate chi è degli anni 80, quelle gommine che uscivano, si faceva la collezione del Mulino Bianco? Mi ricorda quell'odore lì. Anche se poi in realtà è di noccioline, non saprei. Adesso questo qua sta tutto rilasciando dei pezzi di caramello, boh. E ha questi granellini così, per cui si chiama il Signore dei Granelli, di avena mi pare che siano. Non potete capire cosa mi sto combinando alle mani. Che è molto idratante, questo l'adoro. Mi piace anche il non si mangia, però preferisco questo. E, comunque poi dei prodotti Lush vi parlerò, però avevo scelto questo perché io lo uso molto spesso, anche se mi piace cambiare, per lavare il viso. Non me lo secca assolutamente, anzi me lo mantiene bello pulito e mi rimane il profumo sotto il naso per varie ore. Questi erano i miei 6 prodotti, spero di non aver sforato i 10 minuti. Lasciatemi qualche commento, iscrivetevi al mio canale perché voglio farmi conoscere, voglio far conoscere sia me così nel lato più scherzoso e giocoso, sia la mia storia del bypass gastrico e tutto il mio percorso contro l'obesità. Vi saluto, vi mando un bacio e a presto. Ciao ciao!